Emiliana, insieme a voi di ricordare il nostro procuratore della Repubblica che proprio ieri, quando stava per partire il corteo nella sua casa, la quale stava passando qualche giorno di vacanza, è venuto a mancare. Voglio ricordarlo insieme a voi come un magistrato di altissima professionalità, di grande moralità, onestà, ma infatti forse il suo carattere che a me piace più ricordare, sempre chi di voi ha avuto la fortuna di conoscere, era quella sottile ironia con la quale era capace e sapeva risolvere tanti momenti anche delicati. All'ordine della chiusura della Porta Santa, invito il Segretario d'Ordine a chiudere il passaggio alla Porta Santa. Sindaco, la perdonanza è finita, adesso un anno di lavoro, ha detto agli aquilani alla fine della messa. Il lavoro, ci rimbocchiamo le maniche, l'anno decisivo. Io ieri ho avuto modo anche di parlare al ministro Barca, andrò positivamente a Roma, l'importante è che adesso arrivino i soldi che sono stati fermi. Guardi, dall'inizio dell'anno non è arrivato più nulla perché il presidente Chiodi si è trovato a soprassedere, non so perché, dobbiamo partire. Guardi, a parte per la fretta che abbiamo, ma non possiamo non farlo da un punto di vista psicologico. Se io che sono il sindaco, che sto dentro il meccanismo, li conosco, ne sento un bisogno quasi fisico, ma pensi un poco cosa provano e che bisogno ne hanno i miei concittadini, i miei cittadini. Ha paura che non ci siano i soldi? No, assolutamente no. In questo momento non è un problema che non ci sono i soldi, è che è come se ci fosse in questo momento una fontana il cui rubinetto deve essere aperto, ma l'acqua c'è. Noi dovremmo avere la capacità di trovare un bicchiere per raccogliere quest'acqua e cominciare a bere. Guardi, veramente noi siamo assetati di speranza e di identità. Ha parlato di ritrovare la comunità dei sindaci, c'è ancora questa frattura tra il gigante capoluogo e tutti i comuni del cratere? No, guardi, io devo dire, dopo in perdonanza lo ricostruisco, è un fatto storico e verrà anche, credo, documentato. C'è stato un errore da parte della struttura di missione, credo anche del commissario, di provare a dividere per la vicenda del piano di ricostruzione, che poi forse avevamo ragione noi, di dividere i piccoli comuni dal comune dell'Aquila. Noi non avremo futuro senza, e già dal mese di settembre, in parte del piano strategico, noi dovremo rilegarci in questo momento pensando al futuro comune. Aspettando il bando del concorsone, ormai ci siamo, Barca ha detto guardate che l'alternativa a questo era niente, è proprio così? Era niente o addirittura le mobilità. Stiamo ottenendo che nel concorso le domande vertano soprattutto sul cratere, ma non per favorire i nostri, perché noi abbiamo bisogno di gente che sia preparata su questo, per cui credo che anche per i nostri ragazzi ci sia la possibilità di giocarsela. La ricostruzione pesante quando comincia? Ma guardi, nella periferia ormai è partita, però molto lentamente, ancora in percentuale, quella del centro storico, io l'ho detto, deve partire entro la primavera 2013. Questa è stata forse la prima perdonanza quasi normale, praticamente normale al post sisma, l'unico colpo di scena è stato il concerto di Cocciante. Che perdonanza è stata e come sarà la prossima? Credo una bella perdonanza, una perdonanza che la città può organizzare, di alto livello. A me questi che dicono che è una sacra porchetta, guardi, dico solo ditemi voi come farla, io la faccio, è molto facile. Oltretutto scopro che sono gente di fuori o gente che non ha seguito nulla, è stata bella sotto tutti i punti di vista a mio avviso. E poi guardi, ormai in questa è la sesta perdonanza che organizziamo, lei oggettivamente mi potrà dare atto che l'aspetto spirituale in questi 6 anni è cresciuto, direi, esponenzialmente. Forse ancora poco conosciuta fuori l'Aquila, fuori Abruzzo, fuori Italia. Adesso ci aiuterà Leni su questo. Abbiamo trovato la soluzione anche a questo. Grazie. Comunque la festa è soprattutto la perdonanza, un grande miracolo della nostra comunità. Poi se vogliamo invitare gli altri, qualcuno ha paragonato il Palio di Siena, il Palio è fondamentalmente dei senesi. Noi andiamo a vederlo un po' così, quasi con una curiosità, quasi dal buco della chiave, perché il Palio è dei senesi. Era possibile l'Aquila non guadagni dal modellino di Collemaggio, dall'effigie di Celestino e così via? Perché nessuno ci ha lavorato, il turismo all'anno zero, a settembre ragioneremo sul turismo nella nostra città. Con quello che lei ha imparato in Austria? Ma non solo in Austria, sono molti anni che imparo e leggo molto e studio. Arcivescovo Monsignor Giuseppe Molinari, lei nella cerimonia di accensione del braciere ha detto la mia ultima perdonanza, che perdonanza è stata?
Ma io ho detto forse è l'ultima occasione che mi viene data, perché io, se Dio vuole, a gennaio faccio 75 anni, ogni vescovo 75 anni dalle dimissioni, poi dipende dal Papa se le accetta subito, se lascia passare il tempo, però così mi è venuto spontaneo, anche perché volevo dare più peso alle parole che dicevo, dove raccomandavo che sì, è bella la festa, la cornice e tutto, ma quello che conta è non perdere mai di vista la sostanza della perdonanza, questo invito di Celestino, che è l'invito di Gesù, l'invito del Vangelo, a rinnovare la nostra vita, a rinnovare noi stessi per ristabilire un vero rapporto con Dio, con il prossimo, con la creazione, con i fratelli. E quella è la base per costruire un mondo nuovo, una società nuova. Questa perdonanza è stata molto bella, come sempre. Io l'ho detto anche in quell'occasione, la vivo soprattutto dall'interno, le cerimonie religiose, ma anche qui in Basilica, la celebrazione del sacramento della riconciliazione, della confessione. Io ieri sera non ho fatto in tempo, però stamattina sono stato praticamente dalle 9:30 fino a quasi le 2, poi al pomeriggio dalle 3:30, 3:45, 15:45 fino all'ora della celebrazione. Ho incontrato tanti fratelli, tante sorelle, tanta gente che cercava proprio il perdono di Dio, la riconciliazione con i fratelli. Questo è sempre l'aspetto più bello. Il messaggio celestiniano ormai è una definizione che è entrata nella mente e nella bocca di tutti. Secondo lei però è stata anche capita da tutti o qualcuno ci si riempie solo la bocca, diciamo così? Ma io non vi permetto di giudicare, se no giudicare è contro lo spirito di Celestino e della perdonanza, che ci invita all'amore, a non giudicare, ad amare tutti. Però noi dobbiamo, almeno come Chiesa, noi dobbiamo riproporre sempre il messaggio del Vangelo, il messaggio di Celestino. Poi i frutti li sa solo il Signore, i cambiamenti in fondo al cuore li conosce solo il Signore, no? Non è oggetto di statistiche. Senta, lei ha detto forse l'ultima perdonanza, ma allora lei sarebbe anche disposto a proseguire la sua mandato da arcivescovo? Ma guarda che nella Chiesa di per sé nessuno va mai in pensione, anche il vescovo finisce con dei compiti di tipo amministrativo, non ha più le responsabilità immediate dell'amministrazione della diocesi, delle parrocchie, i problemi vari delle parrocchie, però come vescovo che celebra l'Eucaristia, che celebra i sacramenti, le cresime, che annuncia la parola di Dio, che incontra le persone per dare a tutti speranza, questa è una missione che continua sempre, è una missione molto importante, più di quella amministrativa. Un'ultima domanda, le fa piacere sapere che non la prossima, ma magari la successiva perdonanza avverrà in una basilica ristrutturata e ricostruita? Magari, è un sogno di tutti gli aquilani e più di tutto è il desiderio mio, perché io voglio bene all'Aquila, a questa città, a questo popolo e anche a questa basilica, che è il centro della nostra storia religiosa e civile anche. Che perdonanza è stata? Quanto è pesato questo astuccio? Materialmente un pochino, ovviamente moralmente ancora di più, perché comunque è un simbolo molto importante per la cristianità, per il mondo. Poi che dovrebbe essere un messaggio universale e in realtà non riusciamo a trasmetterlo, quello è un altro discorso, ma ci riusciremo. Bisogna perché pensare. Secondo te? Perché ho già detto in altre occasioni, perché l'Aquila viene scordata anche geograficamente, ecco perché. Quindi se non sanno neanche la nostra esistenza su una cartina geografica non possono neanche conoscere la perdonanza, o no? Ecco. Signore, che esperienza è stata questa perdonanza? Molto bella, molto, insomma, appunto una tradizione che portiamo da anni, quindi l'ho, insomma, vissuta in maniera molto, molto bella. Vista da vicinissimo la Porta Santa, il cardinale, il rito, che rito è? È un rito sicuramente abbastanza, insomma, commovente, una bella emozione. Dama della Croce, quasi discriminata, invece la intervistiamo, che perdonanza è stata? Intanto mi sento molto offesa da questa vostra discriminazione, mi sento felice però della perdonanza, mi sento felicissima di come è andata, emozionata e davvero soddisfatta. Lo rifaresti, lo rifarai magari in altro ruolo? Beh, in questo ruolo non posso, perché si può indossare una volta nella vita questo abito, però in un altro ruolo sicuramente, non l'abbandonerò più.